Stavo parlando su Instagram con un ragazzo a proposito dell'accettazione, quando mi manda un messaggio vocale e mi dice: eh sì, ma anche io all'inizio non mi accettavo, poi però ho capito che dovevo accettarmi per quello che ero, devo amarmi per quello che sono. All'inizio mi sentivo in colpa, all'inizio lo ritenevo una colpa, ma poi sono stato in grado di accettarlo. Attenzione, perché sembra questa una, appunto, un'accettazione serena, no? Ma andiamo a vedere che cosa si nasconde sotto questa espressione, perché secondo me si corre un grave rischio. Intanto, dire queste cose ricorda un po', no? Richiama un po' per assonanza. Magari una persona che è brutta e che dice però io mi accetto per quello che sono, oppure una persona che ha un handicap, un pianista che a un certo punto perde una mano e dice: caspita, all'inizio non potevo accettarlo, perché era importante per il mio lavoro, per la mia passione, poi però ho dovuto accettarlo, ho dovuto conviverci, ecco, questa è un'altra espressione, conviverci, che alcuni usano a proposito dell'omosessualità. Che dice: all'inizio era difficile perché ero abituato a fare delle cose, poi però ho dovuto abituarmi, ho dovuto accettarmi. Ecco, ho dovuto accettare questo cambiamento, no? Oppure pensiamo a una coppia che è sterile, che all'inizio ha dei progetti e vuole dei figli, poi appunto il dottore dice che non c'è nulla da fare e quindi la coppia diciamo si accetta per quello che è. Quindi l'accettazione come una rinuncia in questo senso, no? Come una sconfitta, come un insuccesso, un qualcosa che poteva esserci, ma che non c'è stato. E anziché lamentarsi di ciò che poteva esserci, appunto, si accetta una sconfitta. Oppure quando c'è una delusione amorosa, io lo amo tanto, però finalmente ho capito che lui non mi ama e finalmente ci sono stati un po' di anni che. Appunto, un po' di anni che non me la davo per vinta, invece adesso ho accettato, mi sono messo il cuore in pace, ho rinunciato a qualcosa. Attenzione però, ma l'accettazione dell'omosessualità, siamo sicuri che sia una rinuncia a qualcosa, o appunto un cambiamento negativo, un insuccesso, come un handicap, come una bruttezza da accettare? Perché questo è il tono di quella della frase di quel ragazzo, ma penso di moltissimi altri, anzi sono convinto di moltissimi altri. Riflettiamo un attimo sul verbo accettare. Che cos'è che si accetta o al contrario si rifiuta? Beh, per esempio un contratto di lavoro oppure un qualsiasi contratto ha delle clausole, se siamo d'accordo accettiamo, alla fine no, se non siamo d'accordo rifiutiamo. Una proposta, una possibilità. Ma l'orientamento sessuale non è una possibilità che noi possiamo accettare o no, è una realtà che c'è anche se noi non lo vogliamo, indipendentemente da noi. Noi possiamo decidere di non vederla o di vederla, ma non di accettarla o rifiutarla. Ecco perché non si abbina molto bene il verbo accettare con la questione dell'orientamento, secondo me. Poi anche, non so se avete presente il gioco, quello dei pacchi che adesso non fanno più in televisione, affari tuoi. Ecco, a me richiama alla mente anche questo, quando c'è il concorrente che ha costruito una cifra, deve scegliere se accettare quella cifra o andare avanti per magari aumentare il proprio guadagno o perdere. Quindi accetta o va avanti. Anche lì l'accettazione come rinuncia a qualcosa che potrebbe esserci. Allora, se l'omosessualità viene accettata in questo modo, da una parte c'è serenità, certo, non c'è più il diniego, non c'è più l'illusione, non c'è più l'autoinganno, però attenzione perché questo modo di accettarsi porta a che cosa? A un persistente senso di inferiorità. Si radica dentro di me un senso di inferiorità. Io so che sono inferiore agli altri perché avrei potuto essere così, quindi ci sarebbe potuta essere la normalità, l'eterosessualità, ma io ci ho rinunciato. Ci ho rinunciato a questa cosa che è superiore. Sento anche qualcuno dire non riesco ad accettarmi, riesco, riesco è un verbo che implica uno sforzo,
appunto, un impegno, un qualcosa da sopportare, anche se fa un po' schifo, anche se non è tanto bello, però io devo riuscire, devo impegnarmi, no? Anche quando uno dice io ti accetto, non è bellissimo perché ti accetto, si dice io ti accetto con i tuoi pregi e difetti, per esempio, una frase che si dice. Uno è un po' pigro, è un po' egoista, vabbè, dai, ti accetto lo stesso, ti accetto. Ma l'omosessualità non è un difetto. Allora cosa bisogna fare? Beh, io proporrei un nuovo modo di accettarsi, un modo più sano di accettarsi, l'accettazione come il prendere atto di una realtà, non l'accettare una realtà, ma il prenderne atto, il vederla. E il conoscerla, il conoscere l'omosessualità, questo secondo me vuol dire accettarsi veramente, cioè vedersi, certo, per quello che si è, ma anche conoscersi e anche rendersi conto che in questa diversità non c'è nulla di ingiusto, non c'è nulla di sbagliato, nulla di vergognoso, nulla di impuro, nulla di inferiore, nulla di pericoloso per gli altri o per se stessi. Che accettare la propria omosessualità non è la rinuncia a un qualcosa di migliore o una ritirata difensiva, ma è il guadagno della verità, ma è la conquista della consapevolezza che io non posso essere migliore perché non c'è un meglio o un peggio quando si parla dell'orientamento sessuale. In sintesi, secondo me, accettarsi significa capire che non si è inferiori agli altri, non soltanto capire razionalmente, ma capire anche con il cuore, con lo spirito, con il corpo, capire che non c'è nulla che ci renda inferiori agli altri. Io vedo molti attivisti gay e lesbiche che sembra che siano appunto molto sereni, anzi addirittura orgogliosi, pride, no? Del loro orientamento sessuale, ma tu puoi intravedere sotto sotto una certa nota. O meglio, la loro euforia, felicità è esagerata, quasi come a voler nascondere che un qualcosa non va. Oppure loro, come dire, cavalcano ciò che ritengono essere un loro difetto. È una cosa un po' sottile, cioè, appunto, loro sanno che l'omosessualità è un difetto, ma lo sbandierano, lo cavalcano, e se ne fanno portavoce. Perché non sanno in realtà dimostrare che l'omosessualità non è alcun difetto. Quando un omosessuale, si rende conto di non essere inferiore agli altri, si verifica in lui uno scatto, direi, una sorta di salto di qualità. Cioè passa da essere vittima, da sentirsi in colpa, a un livello successivo. Si trasforma in qualche modo. E i suoi discorsi non sono più discorsi appunto vittimizzanti oppure in cui c'è una rabbia repressa. Io sento molti omosessuali un po' crogiolarsi nella loro situazione e dire sì perché io sono nato così oppure è perché io vorrei essere normale e aspettano che l'altro dica no, ma non ti preoccupare, ma cosa stai dicendo? Ma tu sei normale, ma io ti voglio bene per quello che sei, e dopo loro sono contenti. Quindi devono, come dire, sempre verificare che l'altro sia appunto disposto a salvarli, a redimerli. Ma un omosessuale deve capire che lui non ha bisogno di questo, non ha bisogno dell'approvazione degli altri, non ha bisogno dell'accettazione appunto degli altri, perché ha capito che lui non è inferiore agli altri. E anche se gli capiterà di fare coming out, farà un video sui coming out perché molto spesso vengono svolti nel modo più sbagliato possibile, cioè gli viene messo come scopo il coming out quello di ottenere l'approvazione degli altri. Ma questo non deve essere lo scopo del coming out, lo scopo del coming out deve essere quello di appunto venire fuori, farsi vedere dagli altri, ma non quello di chiedere, supplicare la loro approvazione. In sintesi, accettarsi significa capire di essere uguali agli altri pur nella diversità.